Abbiamo catturato al volo, amici e amiche ben connessi, naturalmente da Roberto De Angelis, abbiamo catturato al volo Alberto Fiano, impegnato in situazioni professionali, ce ne rendiamo conto. Prendiamo un suo breve commento, naturalmente, sulla partita di domani sera a Roma-Udinese. Alberto, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te Roberto e al tuo staff, agli ascoltatori. Scuso se ho, diciamo, il tempo molto limitato, ragioni professionali, però vi ringrazio della disponibilità e della cortesia, insomma, di adeguarvi ai miei tempi e di avermi contattato per questo intervento ant Roma Udinese. Allora, senza entrare in dibattito a due, ti lascio la linea completamente a te, un piccolo commento in anticipo e poi ai saluti. Prego Alberto. No, guarda, ho piacere che tu mi ponga le domande, perché le tue domande mi piacciono sempre molto. Allora, Igor Tudor ha ristrutturato l'Udinese, ha rimesso i giocatori a posto giusto, secondo le loro inclinazioni naturali, dice che la partita con la Roma sarà molto difficile, però l'Udinese ha un'arma in più che è quella della risalita, e nelle altre partite lo ha dimostrato, perché i ragazzi dell'Udinese adesso corrono come missili, ci sono anche molti giocatori recuperati. Per la Roma, secondo noi, non sarà una partita facile, anche se sulla carta il tasso tecnico è molto diverso. Guarda, l'ha detto anche Ranieri, io ho seguito sempre per motivi di lavoro Milan-Udinese 1-1, e in quel di San Siro mi sembra 10 giorni or sono, e nella seconda frazione di gioco i friulani hanno creato davvero tantissime difficoltà all'11 della Panda Gattuso. E Ranieri ieri in conferenza stampa a me è piaciuto moltissimo cosa ha detto a tal riguardo, ha chiamato il sostegno del pubblico, perché l'Olimpico in questi casi può essere un fattore decisivo, e ha detto appunto che se la Roma si fa prendere dalla frenesia, dalla smania o dal nervosismo di non trovare subito il pato della matassa, farà il gioco di Friulani, quindi sta martellando questo senso i giocatori, a noi dà molta molta fiducia. Tudor è un combattente, Tudor è uno anche molto arrogante, e che dà quella cattiveria agonistica alle sue squadre, e lo si è visto in queste 3-4 partite che ha fatto alla guida della compagine friulana, mi sembra 3 vittorie a un pareggio, quindi se la matematica non è un'opinione, indica il tasso di coefficiente che la Roma domani può andare ad incontrare, visto anche le defezioni che ha soprattutto sugli esterni bassi. Però è anche vero che qui ora, visto che siamo nella fase finale di stagione, la fase finale, tutte le squadre possono essere più o meno stanche, e quindi subentra il fattore motivazione, il fattore nervoso, il fattore appunto emotivo, il fattore famelico, ossia di quanta fame hanno veramente di raggiungere ognuna i obiettivi che sono prefissati. La Roma è al quarto posto, che dopo il weekend scorso, insomma, si è riaperto veramente in modo molto molto luminoso, perché ha recuperato 3 punti sulla Sampdoria, 2 punti sul Torino, 2 punti sulla Lazio, 3 punti sul Milan, 2 punti sull'Atalanta, 2 punti sull'Inter, insomma. E quindi, visto che di recriminazioni la Roma ne ha molte da farsi per aver gettato al vento in questa stagione già occasioni che erano banchetti per approdare a questo tanto ambito e imprescindibile, fondamentale per il futuro della Roma al quarto posto, io penso che anche per poi mettere pressione a Milan-Lazio, che si scontreranno mezz'ora dopo la fine di Roma-Udinese, la Roma abbia l'obbligo, nonostante tutte le difficoltà che andrà a incontrare, di fare 3 punti pieni con Udinese. Il mio sogno sarebbe che Totti possa rifare a Tudor dalla tribuna autorità il 6-4 tutti a casa, come fece in quel Roma Juventus di 15 anni or sono, quando ebbe una derrida con la loro Tudor, il giocatore bianco-nero, alla corte di Lippi. E come no? Vero. Sarà difficile, però ecco, ha visto un gioco motivato, mi dicono di un Zaniolo in questa settimana in allenamento con l'argento vivo addosso. E non, Zaniolo ha detto che non vuole alibi delle defezioni, perché come diceva anche il grande Dino Viola, i deboli trovano sempre alibi e scusanti, ma i forti invece trovano sempre una soluzione e non piangono mai. Quindi la Roma dovrà entrare in campo con lo stesso atteggiamento di Genoa, ammararsi. Quindi 13 anni or sono nacque la Roma di Spalletti,
la prima Roma del primo Spalletti, quel 4-2-3-1 con Perotta trequartista e Totti centravanti. E io penso che a Marassi, quando già è nata la Roma di Ranieri 2, cioè era stato concepito nel secondo tempo di Roma Fiorentina, questa Roma di Ranieri 2 era stata concepita in quel secondo tempo contro la Fiorentina all'Olimpico, e a Marassi 6 giorni or sono è nata la Roma di Ranieri 2, una squadra molto attenta, concentrata, coesa e concreta. Quindi io penso che anche a livello psicologico ci siano le giuste attenuanti, e quindi quanto di fatto di buono nel secondo tempo con la Fiorentina, i 90 minuti di Genoa che ha eliminato, insomma, sono andato in casa con un attacco dove c'è il capo cannoniere del campionato, il capo cannoniere Quagliarella, ricordiamolo, 37 di Quagliarella, 21 gol. Insomma, la Roma ha l'obbligo, di continuare su questa strada, e sarà difficile, ma dovrà approcciarla con tanta umiltà, tanta concentrazione, tanta fame, ambizione, tanta voglia di soffrire, non per essere automasochisti, ma proprio per ottenere quei 3 punti che solamente tramite 95 minuti di sofferenza, di lotta, di battaglia, dando sul campo lacrime, sudore e sangue, appunto, ma proprio e togli di sudore, la Roma potrà conquistare questi fondamentali 3 punti. E Ranieri in questo mi dà grandissima fiducia, e penso che alla fine sarà una battaglia, una guerra, ma la Roma, spinta anche dal pubblico olimpico, che invoco anche io, perché nessun pubblico, ricordiamo, al mondo sa essere decisivo in fase di spinta e entusiasmo come l'olimpico giallorosso, ricordiamolo questo, perché è proprio, e ne sa qualcosa il Barcellona un anno fa, ricordiamolo. Allora a quel punto veramente la Roma, a quel punto, vogliono questi 3 punti, può dare veramente il rush finale, lo strattone finale per questo tanto primo quarto posto. Per me così sarà, vittoria sofferta, battaglia, ma alla fine la Roma anche di misura uscirà con i 3 punti, e magari il cielo si sblocca e sarà quel bomber decisivo per questo rush finale. Speriamo che vada così come pensi tu, carissimo Alberto. Certo, qualche perplessità sulla squadra giallorossa rimane, però giocando da Roma tu togli le perplessità nella testa delle persone e vai avanti. Poi è chiaro che a fine campionato si trarrà il bilancio conclusivo, no? Certamente, i conti si fanno sempre alla fine, e i cavalli vincenti si arrivano al traguardo, come si fa in ogni azienda. Alberto, io ti ringrazio del tuo preziosissimo intervento, scusami se ti ho strappato a una situazione, no, ma ci tenevo a sentire il tuo pensiero. Mi scuso io anche, per me è sempre veramente con sincerità, lo dico con tanta sincerità, un piacere e un onore, Roberto. Mi scuso io perché, sai, per il lavoro, stando anche solo, che non c'è il braccio destro, quindi sono proprio molto indaffarato. Però vi ringrazio di questa disponibilità e cortesia, e ne sono contento, e vi auguro un buonissimo weekend, un grande saluto a te, agli ascoltatori, al tuo staff, un caro saluto alla tua bella famiglia, e chiudo con l'immancabile sempre: dai Roma, dai, più che mai. Contraccambiati saluti per te e per Rosy, un saluto particolare a mamma, sempre dai Roma, dai, e naturalmente un grande abbraccio al carissimo amico Alberto Fiano. Ciao Alberto! E anche a te, carissimo mio. Ciao Roberto, grazie. Ciao. Ringraziamento così ad Alberto Fiano. È stato un colpo di fortuna, perché aveva detto non posso, invece ha accettato di intervenire. Ci fermiamo un attimo, tra un po' il prossimo collegamento.